Il consigliere di minoranza del comune di Castellabate, Luigi Maurano, denuncia il bilancio del comune di Castellabate, che in un comunicato stampa ha dichiarato il bilancio oscilla tra la zona arancione e la zona rossa, Risultato d'esercizio 2019: meno 866.816 euro che vengono assorbiti dal patrimonio netto del comune di Castellabate, il quale ogni anno è sempre minore. Come se un padre di famiglia, per poter pagare le perdite, iniziasse ad impegnare i propri beni. Debiti: 29 milioni di cui 10 milioni verso ditte e fornitori che hanno lavorato per l'ente. Piani di rientro: 354.312 euro. Euro totale di rate che il comune di Castellabate deve pagare nel 2021, a seguito di piani di rientro e accordi transattivi stipulati con altre ditte e con altri fornitori. Continua Maurano. Interessi passivi su anticipazione di tesoreria di liquidità e su mutui: 574.982 euro. Di interessi che il Comune di Castellabate deve pagare sia a seguito di onerosi prestiti chiesti alle banche per avere liquidità, che a seguito di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per opere, come dice il consigliere, non utili. Soldi dei cittadini che con una gestione diversa sarebbero potuti essere utilizzati diversamente, un risultato fallimentare frutto di una politica miope clientelare e proiettata sul breve tempo, debiti anziché investimenti, improvvisazione anziché programmazione, conservazione anziché innovazione. Questi stessi amministratori, conclude Maurano, tenteranno di riciclarsi dicendo che c'è bisogno di cambiare. Siamo dinanzi ad un ossimoro, cambiare con chi ha causato ciò che si vuole cambiare. C'è bisogno di risanare il bilancio e allo stesso tempo di investire in infrastrutture e servizi che mancano nel nostro territorio. Per farlo ci vuole tanto lavoro, tanta abnegazione e tanta conoscenza della situazione attuale. Per ricostruire non bastano gli slogan e il fascino della campagna elettorale. C'è bisogno di donne e uomini capaci. Ne va del futuro delle prossime generazioni.